Allora, Giacomo. Che entrata. Ti chiedo scusa perché ti avrei accolto diversamente, ma oggi sono un po' anziana, cioè nel senso che... Me l'hanno detto. Sono rimasta un po' bloccata. Io ti devo fare tanti complimenti. Intanto grazie. È un grande successo quello che stai vivendo a livello personale, ma anche per le fiction in cui interpreti dei ruoli che fanno la differenza. Come lo stai vivendo? Beh, sono molto contento perché sono tanti, c'è tanto lavoro innanzitutto, poi tanti personaggi per fortuna molto diversi tra di loro. Questo per un attore è la cosa più divertente, no? Perché fare tante cose uguali dopo un po' risulta anche un po' noioso, può essere a volte. Invece spaziare tra appunto magari un criminale, un piccolo criminale, un medico, uno di Napoli, l'altro di Milano, insomma, attorialmente è molto, è una prova ed è molto divertente. So che tu volevi fare questo mestiere fortissimamente, voglio fortissimamente. E ti sei preparato a lungo, quindi non c'era un piano B nella tua vita, non hai mai pensato di non farcela? No, tra l'altro ne parlavo qualche giorno fa con un mio amico che mi aveva fatto questa domanda e probabilmente credo che l'unica maniera per fare bene questo mestiere sia non avere un piano B. Cioè nel senso che io appunto, nonostante tante persone mi dicessero no, guarda che devi avere un piano B, un'università, una cosa, perché sai l'attore... Certo. Ce la fanno in pochi, poi è un mestiere molto precario, però ho sempre avuto una vocina, insomma, che mi diceva buttati al 100% in questa cosa. E tu, per esempio, al 100% prepari anche i tuoi personaggi. Ti butti proprio dentro le situazioni che ti aiutano poi a sviluppare i personaggi. Parlami, per esempio, del tuo ruolo in Doc, perché Federico ha difficoltà a entrare nei panni del medico. Sì. E deve vincere tante sue paure. Quindi cosa hai fatto per metterti alla prova e imparare che cosa significa stare in corsia? Allora, diciamo che di solito cerco di fare una preparazione vera, cioè nel senso fisicamente cerco di vivere il più possibile quello che, prima di girare quello che è la vita del personaggio. Molto raramente le produzioni ti mettono in condizione di farlo, invece devo dire che nel caso di Doc è stato molto bello perché ci hanno fatto fare una preparazione in ospedale. Siamo stati al Policlinico Gemelli di Roma diversi giorni, abbiamo visto giornate intere, siamo stati giornate intere al reparto di medicina interna, abbiamo visto delle operazioni. E quindi, insomma, quando riesci a toccare così con mano le cose, anche attorialmente è differente, perché io posso fare, per esempio, la puntata scorsa ho fatto una tracheotomia o tracheostomia. Sì. Hai vinto su te stesso sì, nella scorsa esatto. puntata. Tra l'altro io sono molto simile su questo, ah, sì? Federico. Sì, sì. Hai paura degli aghi, hai Totalmente, paura del sangue. No, un disastro. Sono svenuto. Cioè? No. Sono andato... Quando sono stato al policlinico, ho assistito all'inizio ad una rimozione di un neo, no? Però era un piccolo neo che già mi aveva dato un po' fastidio, però ho detto vabbè dai figurati. E poi c'era il medico lì di turno che mi ha detto ma vuoi vedere qualcosa di più? Io sì figurati dai fammi vedere, svenuto subito. Cioè mi sono appoggiato, avevo ascoltato bene che mi diceva ragazzi se vi sentite un po' che state per svenire buttatevi con la schiena contro il muro, andate a terra, se no è un disastro, mentre uno si opera quell'altro sviene, diventa complicato. Tra l'altro io ero con la mascherina. E lì ovviamente non sapeva, cioè io non ero andato come Giacomo Giorgio attore. Certo. Mi ero camuffato tra infermieri, capito? Ecco. Come va, dottore? Eh? Malissimo. Come va? Che cosa? Ti hanno rianimato. Mi ha fatto l'anestesia? Sì, certo, abbiamo fatto l'anestesia. Che io devo dire? Cioè era una situazione... Però è stato, invece, attorialmente parlando, molto importante. Altro che. Visto che... molto bene nell'ultima puntata, abbiamo tutti creduto che tu ce la potessi fare, sì. Allora, vediamo cosa accadrà nella prossima, una breve anticipazione. Come procede? Bene. Male. Stiamo smaltendo i pazienti della prima settimana. Siamo qui da un'ora, è noiosissimo. Voi veramente pensate che raccogliere tutti questi fatti privati sulla vita dei pazienti possa aiutare nelle diagnosi? Guarda, non lo pensiamo solo noi, ma anche gli investitori che hanno finanziato il progetto. Quindi d'ora in poi una cosa che andrà fatta sempre. E se inserissimo i dati dei pazienti alla fine di ogni giorno invece che della settimana? Sarebbe molto più efficiente. Ottimo, fatelo. Da domani. È una vostra responsabilità.
Ma tu zitta mai, eh? Guarda, meno male che fra poco me ne vado. Dai, continuiamo. Dove eravamo rimasti? Il paziente vive da solo. Non ha molte relazioni sociali e spesso va dal medico per farsi ascoltare. Che allegria. Fa molto ridere. No, sono contento. Grazie. Sono contento, un personaggio che ha anche, insomma, delle linee comiche, che per me non era facile, ero molto spaventato da questa cosa, perché sono molto più nel comfort, nel drammatico, avendo fatto principalmente cose drammatiche, quindi... Ma per Ciro, invece, come ti sei calato in quei panni, così diversi appunto da quelli di Federico? Anche lì ti sei immerso in una situazione per poter rafforzare il personaggio? Ciro è stato un personaggio costruito praticamente da zero, perché insomma è un personaggio, è come in America poter fare Joker, no? È totalmente distante da quello che è la tua quotidianità. E, no, sono riuscito così a rubare 3-4 ore nel vero carcere di Nisida per capire un po' com'era quel mondo lì, vero. E poi, vabbè, ovviamente per quanto riguarda Ciro c'è stato il regista della prima stagione, Carmine Lia, che devo ringraziare, perché senza di lui non avrei fatto quello che ho fatto. È stato lui che ha creduto in me. Era molto più semplice prendere un ragazzo magari di un certo tipo di quartiere, con un certo tipo di verità. Perché tu sei di Napoli ma sei cresciuto a Milano. Io sono nato a Napoli, poi sono nato a Napoli in un quartiere molto benestante, poi sono andato a Milano, sono cresciuto a Milano, poi sono andato a Roma, vivo a Roma da un po', da quando faccio l'attore. Quindi insomma per me era molto complicato immaginarmi nei panni di un così cattivo. E devo dire che questo regista, appunto, Carmine Lia, mi ha, insomma, ha creduto in me. Quindi è grazie a lui che sono riuscito poi a fare quello che ho fatto. Stiamo parlando naturalmente del ruolo di Ciro in Mare Fuori, che...